Ehi, la tour, ma io sono Mastia Testa e ben ritrovati su Expeditions Conquistador. Ci eravamo lasciati nello scorso episodio, appena prima di questo forse accampamento spagnolo su cui volevamo indagare un po' di più. Allora, dopo aver passato a lottare estremamente contro l'intricata vegetazione della giungla, arrivi finalmente a una radura. Da una certa distanza si distinguono dei pali di legno che potrebbero far parte di un villaggio tribale. Ma, con tua grande sorpresa, rinvieni tracce di un campo da caccia tipico dell'esercito spagnolo. A giudicare dalle tracce rimaste, non si trattava solo di un accampamento per la notte. Sono stati abbattuti degli alberi per farne barricate, passerelle e sul terreno sono ancora visibili i segni lasciati dalle tende. Nella sterpaglia intorno alla radura, Federico Quintero individua un oggetto luccicante e te lo porta. Si tratta di un medaglione d'oro con gemme incastonate, evidentemente di fattura spagnola. Dopo essere rimasto a lungo esposto all'umidità della giungla, il medaglione si apre con difficoltà. All'interno vi è un ritratto di una splendida giovane con l'iscrizione: La mia cara Ines, per sempre, vostro Felipe. Quindi Ines è la stessa di cui forse abbiamo trovato la tomba che aveva l'elmetto sopra e il sacchettino. Oppure il sacchettino l'aveva messo Ines. E Gutiérrez invece era. Lo darò io a Federico, va bene, tenetelo. Federico sorride, un po' esitante. Grazie, capitano, lo terrò con cura. C'era questa Ines che non so se è quella che è morta, effettivamente, di cui abbiamo trovato la tomba. Può essere. Gutiérrez di sicuro è morto, perché abbiamo visto la sua tomba. Cioè, facciamo ad arrivare qua? No. Manco morti. C'è qualcos'altro qua che abbiamo da esplorare, più che altro. Mi sa di no. Poi facciamo che andare in questa direzione, ma che poi in realtà non ha alcun senso, poi andiamo in là per allontanarcene. Allora, di razioni si è messi molto male come al solito. Te pareva. Tu vai a pattugliare, che magari trovi qualche razione sparsa in giro, no? No. Hai di medicina? Siamo a posto, per cui tu vai a cacciare. Piuttosto e di inventario com'è che abbiamo? 4-4, se abbiamo delle palle di cannone, a parte che non le utilizzerò più le palle di cannone. Mettiamo piuttosto delle lanterne, avrei visto che le palle di cannone non è che siano poi così belle. Almeno, a noi non è andata per niente bene. Solo un attimo. Back. Niente allora. Non ho visto neanche cosa abbiamo fatto. Ah, 11 di carne. Che non è il top per avere il 95%. Vabbè, le unità di olio invece queste servono parecchio. Cos'è quel pinnacolo là sopra? Boh, una roba estetica probabilmente. Andiamo di qua. Vorrei tenermi lontano dalla strada, perché così magari troviamo qualche cinghialino. Perché non è che si è messi tutto sto bene di carne. Qualche episodio fa avevamo più di 400, adesso abbiamo meno di 300. Tra furti e robe varie. Razioni, una di carne per tutti e ne consumiamo comunque due. Mannaggia la miseria. Oh, ha trovato 5 razioni, ottime, 17 di carne. Oh, è servito a lamentarci probabilmente. Allora, una cassa là che andiamo direi a prendere. Sono anche delle erbe. Qua cinghialini non ce ne sono, allora facciamo questo giro di qua. Anche se di erbe mi sa che siamo messi abbastanza a posto, vabbè. Male non fa a prenderne un po'. Allora, tre corde. Ah no, ma di qua non si passa. Abbiamo perso un po' di tempo, mi sa, vabbè. Allora, c'era qua ieri? No, allora, qua
Qua 4 riusciamo a conservarle, per cui tu hai 4 di caccia, vero? No, ma mettiamo lui. Piuttosto mettiamo lui. Che la pattuglia potrebbe sempre trovarci qualcosa. Abbiamo perso di 27 di legname, che non è gravissimo, perché comunque legname ne abbiamo comunque parecchie. Abbiamo trovato 7 di olio, che non è niente male, perché quello serve sempre, e 16 di carne. Ok. Perché buono, dai, le provviste sono quello di cui abbiamo più bisogno in questo momento, perché comunque di difese e tutto ne abbiamo parecchio. Saliamo su di qua. E via, adesso vediamo un attimo cosa vogliono farci fare. Ah, vediamo prima se qua vogliono venderci qualche... 100 di tesori riusciamo a farcela, eh? Hanno richiesta bassa di tutto. 7, 14, 21, 28, 35. No, ok. Possiamo permettercelo, dai. Così andiamo su e mettiamo il nostro tizio là a lavorare. Magari ce li davano loro qua, i tesori. Tepictone è stato recentemente papantla, mentre tu ti occupavi dei tuoi affari con le fattorie azteche. Sembra stanco ma felice di vederti. Spero che i tuoi affari siano andati bene come i miei. Io gli ho smazzato, ci è voluto un po', ma papantla è con noi. Quelle fattorie non forniranno più Tenochtitlan. Infatti, te pareva. Vabbè. Le nostre possibilità contro gli aztechi sono notevolmente migliorate, vi darò subito la vostra ricompensa. C'è ancora una cosa che dovete sapere. A ovest si trova una fortezza costruita dal vostro predecessore, dopo che ha attraversato Xalapa. Sì. È rimasta abbandonata per lungo tempo. Se riuscite a ottenere il controllo di questa fortezza, il nostro fianco ovest sarebbe ben protetto contro gli attacchi aztechi. Ho già fatto visita a quella fortezza. Tepictoton ti stringe la mano di nuovo con insistenza. Riconquistatela e riportatela agli antichi fasti. Quando ritornerete, i Totonachi saranno pronti per andare in guerra. Buona fortuna a tutti noi. Ok, quindi possiamo... Come missione cosa c'è detto? Di fare la fortezza, che è quello che stavamo facendo già. Ok. Andiamo in su. Sì, qua a sinistra dobbiamo andare. Allora, lasceremo GTR. Ruiz. E vedremo un po'. Allora, abbiamo da conservare della carne? Sì. Anche abbastanza. Ah no, 3 su 3. Ok. Ci sta. Perdendo Ruiz avremo che problemi di guardia più che altro. Pattuglia possiamo fare meno, non l'abbiamo mai utilizzato neanche per caccia, ma 10 di guardia ci era buono. Ci era buono, a meno che non facciamo salire anche Ortega. Abbiamo fatto già salire Iruenet. E abbiamo effettivamente un po' di exp. 3 razioni, 10 unità di carne, ok. Quante exp abbiamo? 785, potremmo far salire un altro di livello veterano e poi pensare dopo a far salire l'altro esperto. Tipo Ortega, abbiamo detto che di abilità lui ha guardia 7, per cui potremmo portarlo benissimo a 10 e tenerlo come difensore, insomma. Vada. Facciamo un sarebbe buono quello del medico, com'è che era? Buon paziente, perché questo non penso che sia un gran combattente. Ok.
Ortega che di solito mettiamo in di guardia, vero? Non è che abbiamo messo... Sì, di solito di guardia, ottimo. Tanto la guardia mi sa che più di 95% non sale. No, qua però ci stiamo allontanando troppo, dobbiamo scendere in giù. Adesso andiamo tutto da un'altra direzione. E tra l'altro dobbiamo fare delle medicine. Mi sto dimenticando, ma ne abbiamo vendute tante, per cui qualche notte dovremmo impiegarla per quello. Allora, tu conserva, tu caccia. Cosa che guardi se sono solo l'86? Ah, perché è molto difficile qua. La pattuglia è un po' brava a fare la guardia. Vabbè, no, proviamo così lo stesso. Razioni. Non ci bastano. Vabbè. Trovato uno culo e 16 di carne. Ottimo. Vanno quelli. Boh. Spero che non ce l'abbiano con me. No, non sembra. Allora. No. Aspetta, andiamo fuori dalla strada. Che è meglio. Qua, a che punto siamo? Siamo a metà strada circa. Allora, di medicina abbiamo ancora bisogno di un sacco, vero? Sì. 7x3, 21, ancora 4 giorni circa. Adesso li lasciamo tutti così. O abbiamo. Ah no, abbiamo qualcuno che può conservare. Lo mettiamo lui a conservare. No, facciamo lui a conservare, dai. Che la pattuglia una volta ogni tanto che va a segno funziona. Cavolo, eccola là. Te pareva. Ho detto prima c'è la pattuglia che non si sa mai, e invece là ci sono un sacco di casse. Però in questo momento penso che mi sposterei solo per un maialino, perché non abbiamo urgenza di altre cose. Allora, tu caccia, razioni non abbiamo più niente, carne. Per una volta che abbiamo messo a parte 3, adesso non abbiamo più niente. Vado. Abbiamo trovato 5 di metallo, che non è male, non ci serve granché, ma la cosa più importante è che abbiamo trovato 16 di carne. Così riusciamo a fare qualcosina. Avremo una bocca in meno da sfamare, se non altro da oggi. È un rischio in meno per la nostra... No, aspetta, che... No. Sì, ma dovrei toglierti l'equipaggiamento, capo. Attrezzatura, via, via. Ruiz. Vai. 10 giorni e 5.000 preziosi, va bene. E noi andiamo a farci un giro nel mentre, 10 giorni sono un sacco. L'equipaggiamento non lasciamolo così a caso, diamolo ad altra gente, per cui allora. Lui è a posto, lui è a posto, lui è a posto. Ah, Irwenet, avevamo dato un po' di equipaggiamento, adesso vediamo tutto. Vediamone altro ad Ortega, visto che abbiamo fatto salire anche Ortega. Ok. Qua così qua me lo darà il coso, no? Quando hai completato la costruzione, ok. Siamo al giorno 645, per cui al 655 dovrebbe essere tutto a posto. Andiamo a prendere queste casse qua. E queste erbe. Non
abbiamo tanto qua intorno da esplorare, non so se andare giù lontano, lontano o che fare. Allora, guardia è molto diminuita. E non è buono. Potremmo sempre pimparcene un altro, potremmo tirare su anche Trevino. Non so, che qua comunque è un posto difficile, con difficoltà molto alta, non so se possiamo tirarlo su più di tot. Ah, tu che sei 4 conserva, eh? Vediamo un po' come ci va. Ok, 9 di carne, non è male. Non possiamo lamentarci. 2 di olio, che non è niente male. 8 di metallo, che non è niente male. In che direzione possiamo andare? Perché qua su abbiamo visto tutto, mi sa. Cioè, le cose che non abbiamo visto sono sotto il Tenochtitlan. E qua, oltre la tomba di Tlaxcala, ma ci va un sacco di tempo per andare là. Proviamo ad andare verso Papantla. Vedere se c'è qualcosa da commerciare o se troviamo qualcosa per strada. Là c'è una cassa, ma vabbè. La direzione giusta, sì. No, perché è andato di là? Vabbè. Caccia che devo conservare, non abbiamo niente a conservare, no. Se no consumiamo una cosa in meno. Cento tesori molto buono e 16 di carne strabuono. E abbiamo anche abbastanza medicina adesso. Ok, abbiamo un po' svoltato, dai. Svoltato no, però insomma siamo messi decisamente meglio di quanto non fossimo prima. Le erbe qua non ci mancano di sicuro. Allora, tu sei a posto, quindi vai qua. Va. E far questo, male non è, però. No, senti, fai che conservare, va? Se abbiamo così tanta carne. Ah no, ne abbiamo tanta perché in realtà non l'avevamo data tutti, quindi se ce n'è solo 4 facciamo così. 4 razioni e abbiamo tutto 10 di carne. Ok, magari ritorniamo sul 300. Speriamo. Dov'è di qua? Apriamo sta cassa che non so se mai. Mai che troviamo una cassa di provviste. Non esistono, mi sa. Ah, qui ci sono delle provviste all'interno della città. Aspetta che andiamo a prenderle. Tanto non spegniamo movimenti. Non troviamo maialini da un po', eh. Mi pare che nella prima mappa ci fossero più maialini. Ah, vediamo cosa ci dice qua. Niente. Commercio, vediamo cosa che hanno qua. Offerta alta. Però non so se ci servono in questo momento in realtà i tesori, per cui non spendiamo robe così a caso. Neanche equipaggiamento, penso che ne abbiamo bisogno. Ora come ora, per cui andiamo giù. Nulla, eh. Sono delle erbe là, ma non so se ha senso deviare, ne abbiamo 168. Si è messi più che bene. Allora, carne non ce n'è per tutti, però boh, magari ne troveremo un po' di più oggi. Esatto, 17, molto buono. Ci dice cosa ci manca qua per il... No. Però sono ancora 6 giorni.
facciamo un piccolo giro con noi dintorno e poi torniamo su. Restiamo così. No, abbiamo 5 da conservare. Chi è che va a 5? Nessuno, abbiamo lui con 4, tu conserva e diamo una doppia razione a te stesso. Sedici di cavolo. Oh, da quando non abbiamo più lui sta andando molto meglio. Paradossalmente. E teoricamente non dovrebbe più capitarci l'evento di Anacaona. Speriamo. Non c'è. No. Nessun maialino qua in pianura, vabbè. Ah no, uno a tutti. E lui conserva 4, va bene. Mi sembra onesto. 115 tesori, ottimo. E 10 di carne, che non è splendido, ma almeno non ne consumiamo troppo, dai. Intanto che da 10 in su, diciamo che può andare bene. Dei tesori! Ottimo! Com'è che non li avevamo mai visti questi? Meno che non siano spawnati dopo, ma mi sa che no, che sono dei punti specifici e non respawnano i tesori. La cassa di medicine, ma no, vabbè. Siamo pieni sia di casse che di medicine, non è. Ah, una di carne a tutti, tu caccia allora. 17 di carne, benissimo. Ah, vorrei se riusciamo ad arrivare su prima di chiudere il video, ma mi sa che no. È già passato abbastanza, quindi direi che ci salutiamo qua, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti, buona giornata.